campo di golf qui del Golf Club Le Miniere, grazie a un bando che consentirà praticamente di allargare la struttura fino a 9 buche. Esattamente, un altro giorno importante perché oggi è il giorno del sopralluogo, ovvero oltre 20 ditte verranno a valutare la morfologia dei terreni, l'area, per poi offrire, fare la loro offerta, perché abbiamo fuori un bando che scadrà fra una decina di giorni per l'ampliamento del campo promozionale di attività di golf a 3 buche al fine di trasformarlo in un impianto vero, un impianto a 9 buche. È un'operazione importante perché è un'operazione intanto che costa circa 1.900.000 euro. Sono fondi conquistati a dicembre del 2017, fondi residui CIPE che abbiamo portato a Cavriglia e che erano destinati esclusivamente per l'attività del golf legata alla manifestazione della Ryder Cup. Quindi sono 2 milioni di euro che arriveranno a Cavriglia, delle ditte che verranno a lavorare, opportunità di lavoro, opportunità di crescita e poi finalmente quando avremo l'impianto a 9 buche completato, anche opportunità per implementare quelle strutture turistico-ricettive che sono presenti sul territorio. Quindi un'operazione importante e la definirei quasi il primo passo per la realizzazione del Parco dello Sport, perché poi quando tutto sarà a regime questo nuovo impianto di golf a 9 buche farà parte del Parco dello Sport insieme peraltro ai circuiti ciclistici che già esistono. Quindi è davvero un giorno importante perché appunto oggi lo definirei il giorno in cui inizia questo progetto straordinario che è il Parco dello Sport a Cavriglia, che è un parco da quasi 200 ettari, 170 ettari, con una sorta di villaggio olimpionico centrale, bordato da tanti impianti sportivi per effettuare discipline diverse, tra le quali appunto il campo da golf. Lei parlava di strutture ricettive e di turismo, una volta che sarà completato il campo da golf, ma naturalmente anche il Parco dello Sport, sarà un volano straordinario per il turismo. Beh, sarà un volano sicuramente straordinario. Intanto bisogna ricordare che Cavriglia negli ultimi anni ha cresciuto il proprio appeal verso i turisti. Noi facciamo oltre 100.000 presenze l'anno con le strutture che adesso sono presenti sul territorio. Quando sarà completato il Parco dello Sport con appunto il villaggio centrale si parla di 5.000 persone al giorno, quindi